Benvenuti cari lettori. Parte oggi la nuova rubrica La vostra opinione conta. In collegamento con noi il professore Marco Bullo, 47 anni, docente di sostegno nella scuola superiore di Chioggia, in provincia di Venezia, sposato con un altro insegnante e ha una bambina di 6 anni che accompagna a scuola tutti i giorni, mentre lui fa la DAD. Sentiamo cosa vuole dirci. Buonasera a tutti. Allora io spiego un attimo quello che ho scritto e quello che è il mio pensiero. Allora, è vero che nella scuola superiore, da quando siamo diventati zona gialla, finalmente, sottolineo finalmente, è partita la didattica a distanza, perché prima effettivamente era veramente pericoloso entrare nelle classi, perché voi pensate, dentro una classe tutti i ragazzi, sì, seduti ai loro posti, ma tutti senza mascherina, e questo comportava un dropless sicuramente dove il metro di distanza non era assolutamente sufficiente e molte volte non era nemmeno rispettato, e quindi una situazione di pericolosità grandissima, anche se io sinceramente tenevo sempre la mascherina, ma come sappiamo la devono portare tutti. Quindi si capiva, si trattava di una bomba a orologeria che era destinata a scoppiare. Mia moglie insegna alla scuola primaria e quindi continua ad oggi a fare le lezioni in presenza. Mia figlia fa la prima elementare, quindi continua ad oggi a fare tutte le lezioni in presenza. E questo è veramente, dal mio punto di vista, la vedo come una grandissima pericolosità per la bambina, per mia moglie e per me stesso che vivo in casa. Perché noi a scuola, sostanzialmente, anche quando si fanno i conteggi di quante persone sono contagiate, si conta lo studente, senza tener conto che invece a contagiarsi poi non è solo lo studente, ma è l'intera famiglia dello studente che convive con lui, perché non è che un bambino di 6 anni, 7 anni vive da solo, vive con dei genitori, ha relazioni con i nonni. E per questo io ritengo che sia doveroso che si appronti una didattica a distanza per tutti. Le volevo chiedere, visto che lei è un insegnante di sostegno e noi abbiamo trattato molto l'argomento, i suoi alunni vengono accompagnati anche da altri ragazzi che non sono diversamente abili oppure sono soli in classe? Soli in classe. Allora, al momento sono solo in classe e molti di questi studenti, anche diversamente abili, hanno optato per una didattica a distanza perché si sentono più sicuri e si trovano comunque bene facendo una didattica a distanza. Come scuola dobbiamo essere in grado di offrire a loro un servizio di istruzione, ma allo stesso tempo tenere le famiglie sicure, perché voi pensate che io in qualità di insegnante sono stato sottoposto a 3 tamponi in 10 giorni, cioè, perché pensate quanti studenti si contagiano e con quanti studenti positivi si viene a contatto durante una settimana, 10 giorni. Visto che lei sostiene che i ragazzi devono essere, anche i bambini devono stare, diciamo, con la DAD, quindi a casa, e l'elemento della socializzazione che è così importante per un adolescente, ma in questo caso proprio per bambini, lei come lo risolve? Ecco, allora diciamo che io sono favorevole ad una DAD al 100% in questa particolare situazione sanitaria, nel senso che bisogna vedere qual è la priorità in questo momento. In questo momento, se noi non riusciamo a contenere l'espandersi dell'epidemia, anzi pandemia, è un problema per tutti, quindi bisogna puntare ad una didattica a distanza per tutti gli studenti al 100%. In qualche modo la socialità viene comunque a svolgersi, anche se in maniera diversa rispetto a quella che è la socialità in presenza, però anche attraverso uno schermo, come stiamo facendo ad esempio noi in questo momento, stiamo dialogando, stiamo comunicando e stiamo anche socializzando. È un modo diverso perché
bisogna capire che tanti si soffermano, dicono la socialità è solo quella in presenza. La socialità in presenza è una forma di socialità. Ma stiamo ci sono parlando anche di altri. Bambini, però. Stiamo parlando di bambini, non è la stessa cosa stare accanto ad altri bambini a stare davanti a uno schermo. I bambini, già, io vedo le amichette di mia figlia, che usano comunque già questi strumenti informatici, tablet, telefonini, e forse in questo modo hanno anzi la possibilità di utilizzarlo in una maniera guidata e consapevole. Bene, ringraziamo il nostro ospite e segnalo a tutti coloro che vogliono partecipare alla trasmissione che potranno mandare una mail all'indirizzo i lettori ci scrivono @tecnicadellascuola.it indicando il loro numero di telefono e naturalmente scrivendo l'argomento che vogliono trattare. Grazie a tutti.